Niente, adesso andiamo a vedere come si implementa tutto questo e sicuramente sull'implementazione, sul codice ha molto più senso tutto quello che abbiamo visto finora e tutta la parte concettuale o teorica dell'autenticazione. Io ho preparato questa applicazione molto semplice, quindi c'è l'app, poi come file c'è il database, che sarà sempre un SQL database chiamato users. All'interno di questo database c'è soltanto una tabella che si chiama anche users, che ha tipo 4 o 5 colonne. Adesso andiamo a vedere bene. E poi c'è templates, c'è il base, boh, template, c'è questo home che in realtà non ci serve a nulla, ma c'è login, profile e sign up. E profile sarà quella vista protetta, quella vista che richiede il login. Giusto per fare l'esempietto, basta. Poi c'è app, c'è DAO che ci serve a interagire col database, quindi questo lo conoscete già bene come struttura. Qua, come root, c'è un root per il home che viene a renderizza questo login. Ho deciso di mettere il login qua perché boh, solitamente quando andate su qualche sito che richiede autenticazione vi porta direttamente a fare il login. Quindi al posto, per questo che vi dico che il home non ci serve qua nulla, perché direttamente quando andiamo sul root ci porterà al login. C'è sign up che sarebbe per registrarci. E ho deciso di fare due root, boh, non dovevo fare così per forza, ma per chiarezza ho deciso di fare così, no? Quindi c'è questo iscriviti, questo indirizzo iscriviti, che sarà quello get, quello di default, e che renderizza questo template e basta. E poi, sempre associato a quell'indirizzo lì, iscriviti, ci sarà un'altra funzione che in questo caso sarà sign up post, che come l'altra, solo che in questo caso riceve i metodi, le chiamate post, bene? Gestisce le chiamate post. Se non avessi fatto così, si poteva sempre fare tutto nella stessa funzione e poi all'interno di quella funzione fare la domanda. Il metodo è un metodo get, allora fai così, altrimenti fai cosa? No. Ho deciso di dividerli giusto per chiarezza. Questo l'ho già messo perché, boh, per non perdere troppo tempo a prenderci l'informazione che viene dal form. E allora, questo qua riguarda il sign up, vero? E poi ci sono altri due metodi che riguardano il login. Due per accedere, due per fare il login. Sempre la stessa cosa, c'è uno che ci rappresenta il get e poi c'è un altro che ci rappresenta il post. Con il post mi interessa andare a prendere l'email, mi interessa andare a prendere la password dal form e basta. E poi c'è questo profilo che finora, guardate che non ce l'ha quel decorator per indicare che è un root che ha bisogno di autenticazione, quindi per ora se noi facessimo profilo, sicuramente no, sicuramente no, ma di sicuro ci renderizzerà questo profile HTML e poi c'è il logout che non fa nulla oltre che indirizzarci verso il home. Adesso se io provo far girare questo. Funziona, no? Quindi niente, c'è una vista per iscriviti, un'altra per accedi e poi se io metto qua profilo, boh, ci fa vedere questo. Boh, ha dei valori lì fissi perché sì. Ok,
Quindi secondo voi cosa andiamo a implementare prima? Registro, perché altrimenti se non ci sono ancora utenti sul database non possiamo fare la funzionalità del login. E per andare a fare quella registrazione lì ci serve usare Flask Login o possiamo farlo senza Flask Login? Senza, vero? Sappiamo già come si fa tutto, sappiamo già gestire un form, sappiamo prenderci l'informazione del form, girarla verso il server e poi dal lato server salvarla sul database. Quindi andremo a fare quella parte lì che ci vuole per fare poi l'autenticazione e che sappiamo già come farla in teoria. E quindi siamo qua su questa route, iscriviti che riceve un post. Si sente? Ok. E allora, niente, sono in grado di prendere tutta questa informazione che viene dal form, ok, e poi non vi ho fatto vedere qua, ma ci sono i template, e questo qua si prende l'informazione che viene da sign up, e non c'è nulla di che, è un form, io ho già messo l'ID e tutto quanto, così possiamo andare avanti più veloce, e basta, ma fin qua non c'è niente di nuovo. Poi per andare a creare un utente, cosa dobbiamo fare prima? O quale sarebbe il primo step da completare? Io vado a creare un utente, giusto? Posso subito prendermi tutta l'informazione dal form e crearlo sul database, o devo fare qualche controllo prima? Ok, e quel controllo sarebbe per? Sì, appunto, se sul database c'è già qualcuno che ha quello stesso, nel nostro caso il username sarà l'email. E quindi se sul nostro database c'è qualcuno già con quella mail, allora non gli consento di registrarsi con quella mail. Bene, quindi io andrei a mettere. Questo chi lo fa? Il server? E il server usa, perché siamo sempre sul server, ma il server cosa? Dove va a fare questo controllo? Sul database, no? Va a cercare se sul database c'è già qualcuno che si chiama così, nel cui caso, no, guarda che c'è già un utente. Ve lo ricordate, sì, l'avete fatto una settimana fa, l'interazione con il database si fa tramite il DAO. Lo ricordate che c'è questo file DAO che parla con il database, quindi noi andremo a mettere DAO.get user by email. E poi qua viene messo come parametro l'email, quello che ho preso dal form. Quindi
La mia tabella si chiama users. Questo codice qua direi che lo capiamo tutti, no? L'avete visto, quindi non ho fatto nulla di che, mi sono collegato a questo database e sono andato a eseguire questa query in cui mi interessa prendere tutta l'informazione della tabella utenti in cui l'email sia quello che io passo come parametro. La seguo, metto questo come parametro. Imposto questo come parametro e mi prendo un singolo risultato, perché se io faccio sempre questo controllo posso essere sicuro che al massimo ci sarà solo un utente che abbia quella stessa email. Ok? E poi faccio il return del user. Ci siamo? Dall'altra parte, cosa faccio con questo user in database? Faccio il controllo, no? Allora, per andare avanti, io cosa mi aspetto? Che questo user in database sia nullo, che non ci sia niente. Altrimenti, se questo user in database è un qualcosa, quindi vuol dire che non posso continuare avanti con la registrazione. Ok? Io ci so mettere un messaggino qui. C'è già utente e faccio return. Che sarebbe voce da un utente, poi reindirizzo sempre alla stessa pagina, un po' per indicare, boh, prova a creare un utente con un'altra mail. Altrimenti vuol dire che posso continuare avanti, no? Che non c'è l'utente, quindi posso andare a crearlo. A me sta comodo gestire questo qua come fosse come un dizionario, quindi posso fare.
E qua cosa faccio con la password? La salvo così, diciamo, creo l'utente con quella password che ho preso dal form. O facciamo prima il hash in modo di salvare sin già dall'inizio. Scusa, scusa. Appunto. E quindi già da questo punto. Ci conviene. E appunto, diciamo che adesso stiamo creando questo dizionario sempre nella nostra applicazione. Non è ancora, questa informazione non è ancora viaggiata verso il server, non abbiamo fatto nulla, ma ci conviene lo stesso da questo momento, quella password lì, salvarla come applicando prima un hash su quello che ci avevamo preso dal form. E a questo ci serve la libreria che vi ho detto prima, quindi andiamo a importare qua import. Come si chiama questa? E quindi per ora ci serve questo generate, ma più avanti ci servirà anche il check password hash, quindi andiamo a importarlo. Quindi questa password verrà salvata come ok. Adesso cosa facciamo con questo user qua che abbiamo creato in locale? Possiamo? Sì, lo passiamo a DAO in modo che DAO lo salvi sul database. Quindi qua ci sarà un qualcosa tipo DAO punto, io l'ho chiamato, ok, add user, che faccio come parametro new user. Io penso tutto questo sia chiaro, eh? Quello che sto facendo come database, vero? Ok.
Ok, in questa funzione io ritorno questo success giusto per indicare se sono riuscito o meno ad aggiungere quell'utente sul database. Quindi all'inizio io parto da boh, false perché non ci ho ancora provato, poi ci provo e se ce la faccio, cioè se il try va bene, quindi quel success diventerà true. E poi ritornerò success, che a quel punto sarà true. Altrimenti c'è l'exception, per cui non cambierà il success, continuerà a essere false, e in quel caso la risposta sarà false. Ok. E dall'altra parte io posso dire success. Per prendermi qui la risposta che ho ottenuto da questa funzione.
questo class. Bene, quindi io ho provato a creare l'utente sul database, poi questa funzione che chiamo nel file DAO mi restituisce un success, che sarà booleano, true o false a seconda della creazione dell'utente sul database. Se success è true, allora informo che ho creato l'utente e poi reindirizzo al login. Che avrebbe senso, no? Tipo che c'è, ora che c'è già l'utente, che l'hai creato e che è andata bene, vai a fare login, vai ad autenticarti. E altrimenti, mi fermo lì, così lui potrebbe riprovare a fare il registro sul sito. E non so se mi dimentico qualcosa, vediamo se funziona. Ah, e poi non vi ho fatto vedere ancora il database, ma guardate, è un SQLite, qua c'è la tabella users, e poi non so se vedete bene, ma c'è l'ID. Bene, quindi a quanto pare è andata. L'utente creato correttamente, poi vediamo se da qui. Ottimo, ce l'abbiamo fatta. Quindi c'è l'ID, c'è nome, cognome, poi c'è l'email e poi è interessante guardare la password. Avete visto che non ha salvato quei quattro caratteri che ho inserito lì a caso, ma ha salvato la hash. Quindi è a questo che serve quell'invocazione lì, ve lo ricordate che c'era generate hash password? Quindi ha preso quella stringa e me l'ha fatto diventare questo. No? E quindi rimane salvata, sicuro. Ci siamo fin qua? Si capisce? Ah, bene, proviamo a fare così. Se io qua. E io provo a farlo con la stessa mail. Cosa dovrebbe capitare? Cosa dovrebbe succedere? C'è già un utente registrato con questa mail. Perché siamo andati prima a fare la verifica, abbiamo visto che c'è già qualcuno sulla tabella e non ci consente di creare un altro. Bene. Vi funziona? State provando a farlo girare o? Quindi finora tutto molto semplice, non abbiamo ancora fatto niente con Flask Login, siamo andati a salvare un qualcosa sul database che sapevamo già farlo, e l'unica cosa diciamo diversa è stata quella di usare la funzione per generare il hash e non andare a salvare la password come testo plain text. Ripeto, domande non ci sono? Tutto chiarissimo?
Adesso c'è quello nuovo, no? Si può andare a fare il login. Bene, per fare il login c'è ancora una parte che diciamo che possiamo fare senza usare ancora Flask Login, no? E quindi quale pensate potrebbe essere il primo passaggio per fare questo login? Sarà sempre andare dal server, vedere se sul database c'è quell'utente. In questo caso non ci interessa che ci sia, non è come nell'altro che... Allora, in questo caso possiamo fare il login se l'utente esiste sul database. Nell'altro non potevamo fare la registrazione se l'utente esisteva già. Quindi facciamo sempre la stessa domanda, ma poi con un senso diverso riguardo la risposta. Quindi siamo qui. Ok, quindi niente, sul database fammi vedere se c'è un utente con questa email che è stata inserita. E se c'è l'utente, allora questa funzione qua cosa ci dà? Cosa ci restituisce? Ci restituisce l'utente completo, no? Non è come l'altra, no, faccio questa domanda perché nell'altra che c'era questa. Era una più semplice, questa add user, che mi indicava soltanto se quella modifica sul database era stata fatta o meno. E quindi quello lo potevamo rappresentare come un boolean. Non ci interessava dare all'utente che era stato appena inserito. Bastava con un boolean. In questa qua, boh, ci interessa tutto l'utente. E quindi if. Quindi la prima cosa è andata bene, diciamo il primo criterio per fare il login è andato bene, nel senso che magari l'utente c'è sul database. E adesso cos'altro facciamo come domanda? Qual è il secondo controllo che andremo a fare per consentire quel login, quell'accesso lì? La password. Andare a confrontare la password che abbiamo preso dal form, cioè questa qua, contro la password che abbiamo preso dal database, no? Allora, se c'è l'utente, anzi, io l'avevo implementato così. If not user in database not
E qua. Quindi ho fatto la domanda contraria, ma che alla fine sarebbe la stessa cosa. Quindi se non c'è l'utente sul database o se la password che io ho preso dal form non coincide, non è giusta rispetto a quella che ho preso dal database, quindi informo che quelle credenziali lì non sono valide, chiedo di riprovare e mi fermo lì. Perché alla fine, guardate che qua siamo sul login, quindi boh, ci fermiamo lì. Ok? Altrimenti. Cosa facciamo? Allora, qua viene implementata la funzionalità di login. Ok? Fino a questo punto potevamo fare tutto senza usare ancora Flask Login, a questo punto dobbiamo usarlo. Quindi vi ricordate dalle slide che nella configurazione cosa dovevamo creare? Il Login Manager. Ok? Quindi, boh, io lo metto qua velocissimo. Questo login manager viene importato da Ok, e se vi ricordate c'era un. C'era un metodo molto conveniente che faceva il login, basta, quindi mettevi il login user e passavi come parametro cosa? L'utente. Ma che caratteristica aveva quell'utente che veniva passato come parametro? Per far sì che questo Flask login potessi fare, diciamo, gestirlo, doveva essere un qualcosa di tipo user. Ve lo ricordate che c'era questa classe user? Allora. Facciamo passo a passo. Login user sarebbe un metodo di Flask login, quindi qua ci sarà login user. Lui ci dà tutta la funzionalità per fare il login dell'utente, ma si aspetta come parametro un qualcosa di tipo user, una classe, un oggetto di tipo user. Per questo motivo noi dovremo andare a creare qua nel nostro progetto un nuovo file che potete chiamare models.py. È un nome arbitrario quello lì. Models.py. Andremo a definire la nostra classe user. Ok? Quindi class. User, e ci sono due alternative. Una sarà fare tutto da capo e definire tutto noi e andare a implementare questa classe user secondo la secondo sì, appunto, la definizione che ci dà Flask Login, o possiamo andare a ereditare da come si chiama?
user Se volete, pensate a questo user mixing come una implementazione default di una classe user. Bene? E quindi noi andiamo a ereditare da questa definizione default e se ci servisse possiamo anche customizzare a seconda delle nostre esigenze, della particolarità del nostro utente. Io sono a posto con i metodi come sono, delle funzioni come sono sviluppate lì in quella classe, ma l'unica cosa che mi interesserebbe andare a definire per conto mio sarebbe le caratteristiche del mio user, no? Gli attributi del mio user, perché non è detto che quella classe lì abbia le stesse caratteristiche o abbia gli stessi attributi per l'utente. Questo si fa con def. Ottimo, quindi niente, ripeto, io sono d'accordo con l'implementazione default che mi dà questo user mixing, quindi sono d'accordo con come sarà implementato qui is authenticated, is active, questi metodi che vi ho fatto vedere sulle slide, e l'unica cosa che mi interessa fare sarà quella di andare a definire di preciso le caratteristiche o gli attributi del mio utente, che in questo caso corrisponde ovviamente con i campi che ho messo sul database, no? Se ci fosse nel nostro database un campo nazionalità, allora verrebbe messo qui, per dire, ah, ma guarda che un oggetto nella mia applicazione, un oggetto utente, oltre queste caratteristiche ha anche una nazionalità, ha anche, boh, non lo so, altri campi che ci possono essere, università o qualcosa, quindi vengono definiti qua, ok? E adesso qui io posso dire, andrò a fare questo, a invocare questo login user passando un qualcosa di tipo classe, quella che c'è dall'altra parte, quello, un qualcosa di tipo user. Per farlo facciamo così, new user sarà uguale a creare un oggetto user.
Lui qua non capisce cosa sia questo user, per cui dobbiamo andare a importarlo, quindi import from. Ah, no, scusate. Bene, così dovrebbe andare bene. Diciamo, l'unica cosa un po' particolare di questo pezzettino è questa di dover creare un oggetto di tipo user, no? Lo facciamo appunto perché questo metodo qua che ci fornisce Flask Login ha bisogno di un parametro di tipo user. Altrimenti guardate che tutta l'informazione ce l'avevamo già. Diciamo, la creazione di questo user a questo punto del programma ci serve soltanto a passare il parametro giusto che si aspetta a questa funzione. Diciamo, se vogliamo usare quella funzionalità che ci fornisce la libreria, dobbiamo comunque rispettare quello che si aspetta alla libreria. Altrimenti non sarebbe in grado di gestire il login. Quindi siamo andati a creare la classe user, che com'è la parola? Com'è il verbo? Ereditare è il verbo? Eredita? Ok, eredita da user mixing. Poi andiamo a definire qualche attributo secondo il nostro modello utente che c'è sul database. E basta, invochiamo la funzione passando questo new user. Se va tutto bene, la funzione ci reindirizza verso il profile. Bene, vediamo se funziona. Ah, bene, guardate qua cosa ci butta. Missing user loader. Ve lo ricordate che vi ho detto che c'erano due cose di cui avevo bisogno Flask Login? Una, il modello utente per sapere come gestire, come comportarsi con la richiesta di user login. E poi un'altra, che era questa funzione qua. Per sapere come andare a caricare un utente dal database, no? Allora, ci manca quella funzione lì, che possiamo implementare qui. Qua non, diciamo questo get user by email non va bene perché questa funzione ci passa user ID, capito? Quindi ci serve una funzione get user by ID.
Ok, e poi qua. Ok, quindi cosa è successo? Hanno provato a girare l'applicazione e ci ha detto che non era ancora definito questo metodo qui, qua, di cui ha bisogno Flask Login. E a cosa serve questa funzione qua? A indicare Flask Login come andare a prendersi uno dei nostri utenti, a indicare a Flask Login da dove andare a prenderlo e come prenderlo, no? E quindi guardate che in questo, alla fine questo è un callback che riceve come parametro l'ID dell'utente. Noi diciamo bene, se tu mi dai allora se tu hai bisogno di prendere un utente e mi passi l'ID, allora io ti indico che devi andare a cercare l'utente per ID e poi ti restituisco un qualcosa di tipo user. Perché un qualcosa di tipo user? Perché questo callback e user loader si aspetta un qualcosa di tipo user. Un po' come il metodo prima, no? Per fare il login, lui si aspettava come parametro un qualcosa di tipo user. Qua per implementare questa funzionalità lui si aspetta anche un qualcosa di tipo user, che poi è normale perché è il modo in cui questa libreria riesce a gestire le cose, no? Non è che ogni sviluppatore può passare un dizionario, una stringa e la libreria sia in grado di fare tutto, ma la libreria ha anche qualche regola e in questo caso la regola è quella. Se tu mi passi un qualcosa di tipo user, io ce la faccio, altrimenti no. E quindi facciamo sempre questo cast, questo cast un po' noioso, perché alla fine questo serve un cast, no? Tipo, con l'informazione che io ho preso dal database, ti metto le cose a posto, come un oggetto user e poi te lo restituisco. Adesso non so se speriamo funzioni. No. Ah, perché?
adesso. Dici da che parte? Vediamo. No, a quanto pare è giusto. Qua c'è. Fin qua tutto a posto. Ok, iscriviti, c'è già. Ok, qua c'eravamo prima. Login manager, user loader, ok, dev. Pensi? Non ho capito. Nella? Questa qua dici? No, ma guarda che... No, fa lo stesso. No, è lui che la mette a capo da... No, lo stesso. Oh, vediamo. No, aspetta un attimo. Mm.
Ho aperto questa che so che funziona perché appunto capita sempre così a lezione e quindi questo l'abbiamo già fatto e questo è quello che stavamo cercando di implementare. Vedo se facendo copia e incolla funziona, altrimenti boh, faccio vedere su questo esempio che funziona. New window. Quindi mi sto dimenticando di qualcosa. Bene, niente, ve lo faccio vedere su quest'altro, eh? Che sapevo già che funzionava. Ok. Niente, eravamo qui. Qua sono andato a prendere boh, l'utente dal database, creo l'oggetto user e poi ritorno a questo user, perché questo callback ha bisogno di un utente user come risposta, come ritorno. Ok, in teoria stavamo provando a fare questo e se questo girava. Noi andavamo a controllare qui, cos'era? Ah, il login. Quindi guardate, io metto Juan, ok, con la stessa mail che avevo fatto prima. Hola, e poi se va mi reindirizza a questa pagina, ok? Giusto per farvi vedere che non c'è nulla di particolare con questa soluzione che funziona. Allora qua c'è il home. Ci sono questi due root che questa funzionava già per iscrivere l'utente, c'era l'accedi e poi c'è questa che abbiamo appena finito di fare. Quindi dopo aver fatto il login, noi andiamo a reindirizzare verso il profilo. Ok? Siamo qui. Poi nell'altra soluzione non c'era ancora questo, ma questo cosa vuol dire? Questo login required? Vuol dire che se io voglio visualizzare questa pagina profilo, cosa viene richiesto? Aver fatto l'autenticazione prima. Quindi
Quindi questo root qua non sarà più accessibile se non c'è l'autenticazione. Capito? Guardate, qua l'abbiamo già fatta, ora vi faccio vedere come si implementa questo, ma facciamo finta che non ci fosse l'autenticazione, giusto? E poi io metto qua sull'indirizzo profilo. E c'è lui che mi rindirizza qua. Prima mi butta questo messaggio per dire non puoi ancora accedere a questo sito e mi rindirizza alla pagina di alla vista di login. Ok? E cos'altro c'è qua da spiegare? Bene, e poi per ultimo c'è il logout. No? Il logout è abbastanza semplice, non fa praticamente nulla. Guardate che qua viene invocato logout user, che è una funzione di chi? Di Flask login. Questa funzione non riceve nessun parametro, quindi a postissimo così, nel senso che viene passato nulla, e dopo aver fatto il login io posso decidere cosa fare. In questo caso ho detto andiamo da home e facciamo vedere il home. E quello che vi dicevo prima, ha molto senso in questa funzione qua come requisito mettere questo login required, altrimenti uno potrebbe cercare di fare logout senza essere ancora sicuro di essere stato mai loggato sul sito. Fin qua ci sono domande? Quindi per riassumere come implementazione a livello di questa classe principale abbiamo creato la classe user, abbiamo implementato questo metodo user loader per indicare come andremo a prenderci un utente dal database. Per creare la password abbiamo no, non per creare la password, ma per salvare la password abbiamo invocato quel generate password hash, che anche quello l'abbiamo fatto per la prima volta qui. E basta. Ok, e bene, dalla database non c'è niente di particolare, ci sono soltanto tre funzioni, una per prendere l'utente dall'ID, un'altra per andare a prendere l'utente dalla mail e un'altra per raggiungere l'utente. E abbiamo implementato tutti e tre e funzionavano bene tutti e tre. E come modello c'è questo. Poi l'ultima cosa che ci mancherebbe da imparare sarà questa. Guardate che io faccio il login giusto, e avete visto che qua cambia il navbar, e anche qua, nell'altro esempio, quello che stavamo lavorando prima, qua c'era un default, no? Io avevo messo lì qualcosa giusto per farvi vedere, qua invece prendi il valore dal database. Se non ci credete, possiamo fare un altro utente, come volete chiamarlo. Test. La password sarà hola. Quindi siamo andati a registrare questo, andiamo a controllare. E non c'è. Che non c'è, no, ma giuro funzionava. Ah, lo sapete perché non c'è, vero? No, perché questo aveva aperto il database del progetto che stavamo facendo, invece ho fatto il cambiamento sull'altro.
Eccolo qua. Test, aula, hola, ciao e boh, l'indirizzo, ok? Quindi, se... facciamo. C'è questo per dire cambia la password e guardate che il browser riesce a capire cosa stiamo facendo e ci dà l'opzione, quella che di solito esce quando uno si autentica per la prima volta su un sito, tipo vuoi salvare le credenziali? E guardate che qua ci stampa, ci fa vedere, ci visualizza l'informazione di quell'utente lì. Visto che il nostro utente è abbastanza semplice, non possiamo stampare nient'altro oltre che il nome, il cognome e la mail. Ve lo ricordate dalle slide com'è che si faceva prendere l'utente che era loggato in quel momento? C'è questo current user, no? E quindi andiamo a vedere questo base, che sarebbe il template. E guardate che su questo base tutta la magia è implementata qui. C'è il nostro navbar e nel nostro navbar, boh, c'è iscriviti, accedi, ma io qua metto un condizionale per dire se current user is authenticated, allora non farmi vedere questo iscriviti e accedi, ma fammi vedere questo link per uscire, per fare il logout, che avrebbe senso se c'è un utente autenticato, allora io metto un link per fare il logout e metto un altro, questo span con il nome dell'utente. Quindi ho messo questo span nel navbar e per andare a prendere il nome in particolare metto currentuser.name. Se ovviamente, boh, name per... Diciamo, come fa a sapere lui che il current user ha un name? Com'è che fa lui a sapere che un current user ha un name? Se io qua mettessi nome funzionerebbe? No. E quindi lui sa che qua c'è un name perché qua sotto, diciamo, dietro questa implementazione, dietro questo current user, lui andrà a usare cosa? Il metodo load user che noi abbiamo indicato nella classe nel app.py, no? Quindi dietro di questo c'è il nostro modello user che noi abbiamo indicato a Flask Login di usare. E quindi visto che nel nostro modello che noi abbiamo definito questo qui, noi abbiamo detto nella nostra applicazione gli utenti hanno un nome, hanno un cognome, una mail. E quindi, visto che abbiamo definito che i nostri utenti si comportano così e hanno questi attributi, io qua posso assumere che il current user sarà una cosa di tipo user definito da me e che pertanto avrà questo attributo name. Guardate che anche qua ha sorname, che questo sorname è stato definito da noi su questo modello. E quindi per questo che non è che genericamente uno può dire currentuser.name e basta, mi butta il nome. Me lo butta perché qua ho definito che il modello, gli utenti all'interno della mia applicazione hanno queste caratteristiche. Ok? E la stessa cosa con email, no? Me lo butta perché io ho detto che gli utenti avranno una email. E quindi guardate che qui io faccio questa domanda. Se c'è l'utente, allora fammi vedere il nome e il cognome dell'utente, altrimenti se questo current user is authenticated non mi butta nulla, io posso pensare, non posso pensare, sono sicuro che non c'è ancora un utente autenticato, do l'opzione di, faccio vedere il bottone per fare il sign up o per fare il login. E questo esci cosa fa? Invoca quella funzione là che si chiama logout.
Prima mi chiedevate se, boh, no, non so cosa succederebbe se. Ah, boh, no, è un po' difficile da controllare. Se non ci fosse questo login required e io chiamasse questo logout user, sicuramente l'applicazione crasha perché cerca di andare a cercare il current user, non lo troverà perché non è ancora stato fatto il login. Boh, si ferma o non va avanti. Non so di preciso che errore, ma niente, ricordate che su questo root, questo endpoint per fare il logout, boh, dobbiamo sempre assicurarci che ci sia qualcuno lì dentro, altrimenti non avrebbe tanto senso invocare il logout. Bene, non so cos'altro. Boh, niente, penso sia questo. Tutto, non so se avete domande. Secondo me la parte più strana sarebbe quella di gestire l'oggetto user, che è quello che ci richiede di gestire Flask Login. Oltre a questo, di implementare il load user, direi che è abbastanza tutto liscio. Sicuramente nel prossimo lab dovreste andare a implementare questa funzionalità in modo che ne so, se l'utente, prima di poter registrare un utente, che questo avete visto che possiamo farlo senza Flask Login, e poi di andare a autenticarlo in modo di far vedere un qualcosa a seconda dell'utente. Quindi non lo faremo più come lo facciamo finta, come lo facciamo prima, che era un finto login in cui veniva soltanto scelto l'utente, ma dobbiamo basta, quindi direi che possiamo fermarci qui. Niente, ci vediamo in là. Grazie, ciao.